è probabilmente il miglior film a tematica LGBT che sia mai stato girato in Italia. È un film del 1977, quindi vuol dire che in 30 anni non si è girato niente di meglio, ma che potrebbe anche essere uno inquietante, ma è un film assolutamente strepitoso, lo conoscete, molti di voi lo conosceranno, e oggettivamente uno dei più importanti film per il cinema italiano, e fra l'altro un film in cui un attore che tutti conoscete, assolutamente eterosessuale, anzi anche abbastanza, come dire, attivo in quel campo, cioè Marcello Mastroianni, faceva una parte di un omosessuale, fra l'altro con la grande maestria di uno dei più grandi attori italiani, poi derivato da Sofia Loren, che è un'altra delle più grandi attrici italiane, e diretto da uno dei più grandi registi italiani, cioè Ettore Scola. Qui con noi c'è Silvia Scola, che è la figlia di Ettore Scola, che fa anche la sceneggiatrice, fra l'altro lei, ma è pura coincidenza, sì. Credete, veramente pura coincidenza, è anche con un film, con un corto in concorso, perché ce ne siamo accorti dopo in realtà che era suo, dopo averlo selezionato, con un corto in concorso stasera, un cortometraggio in concorso a tematica gay stasera, e quindi viene qui per dirci alcune cose sul padre e su questo film. Il film sarà preceduto però da una piccola testimonianza di 3 minuti di un personaggio che è molto legato alla comunità LGBT italiana, cioè Maurizio Costanzo. Perché Maurizio Costanzo? Non perché è stato una delle persone che ha sdoganato come dire, gli omosessuali in televisione, me compreso, ma perché è legato alla comunità gay per una canzone di Mina, Stai telefonando, che è di Maurizio Costanzo, il testo almeno, e perché ha collaborato alla sceneggiatura di questo film, Una giornata particolare. E quindi ci sarà prima del film la proiezione di questa testimonianza di Maurizio Costanzo, e adesso invece io vorrei dare la parola a Silvia Scola, sceneggiatrice e figlia di Ettore Scola. Buonasera, grazie. Mio padre sarebbe veramente felice di questo omaggio, perché una cosa che lo inorgogliva moltissimo era veramente il plauso e l'affetto di tutto il mondo gay per questo suo film. È stato appunto, come diceva, uno dei primi che ha trattato gli omosessuali in una maniera appunto non irrisoria, non irridente, anzi cercando di avvicinarsi appunto a una condizione umana difficile, e appunto inserendola, tra l'altro è la giornata della visita di Hitler a Roma, era il 6 maggio del 38, oggi è il 7 maggio, quindi viene così. E mi ricordo proprio appunto che Marcello fu veramente grato a mio padre quando gli propose questo ruolo, perché lui era il sex symbol, il Latin lover, tutte cose che poi, essendo lui una persona invece molto umile, molto semplice, soffriva, certo poi ovviamente insomma fino a un certo punto però diciamo questa etichetta gli pesava moltissimo, certo. Quindi quando mio padre gli ha proposto questo ruolo non solo è stato felicissimo, ma poi appunto l'ha fatto. Ti trovo dicendo che è strano questa cosa, perché adesso molti attori aspirano ad avere un ruolo gay perché fa, come dire, curriculum e fa carriera, perché hanno vinto l'Oscar gli attori che hanno fatto i ruoli gay, ma una volta invece era rarissimo che un sex symbol accettasse un ruolo del genere, quindi era anche intelligente. Anzi, tutti i grandi attori americani che lo erano facevano di tutto per nascondere. Sono i primi che non lo fanno. Sarà un outing antelittera. Mentre invece un'altra scommessa sempre di questo film era di spogliare anche la Loren di appunto anche lei era la maggiorata, la sex symbol, e farne una donnetta ignorante, fascista, e quindi io all'epoca avevo 14 anni ed ero femminista, ovviamente ero militante, e per me appunto mio padre che fece questo film fu una cosa meravigliosa, perché appunto riusciva a raccontare sia l'omosessualità e sia la condizione femminile con una grazia veramente particolare, e diciamo ha avuto ovviamente riconoscimenti enormi, ha avuto anche la nomination all'Oscar che non ha preso,
però appunto veramente mio padre la cosa che lo inorgogliva di più e lo lusingava di più era proprio come il mondo omosessuale, come ha potuto, l'ha premiato, lo ha riconosciuto, gli è stato grato. E quindi oggi io son venuta molto volentieri perché penso che gli avrebbe fatto veramente piacere essere qui. Devo dire che per la comunità omosessuale premiare un regista non è soltanto un modo per che un regista famoso, attenzione, perché Ettore Scola non è un regista che ha fatto un film, è un regista famosissimo, un grande regista. Premiare un grande regista non è soltanto un modo per omaggiare questo regista, ma il fatto stesso che il regista venga a prendere il premio è un modo perché la cultura accetti la nostra comunità. Cioè, attenzione, è importante anche non soltanto che noi riconosciamo il valore degli altri, ma che anche gli altri riconoscano il valore, che il nostro valore, cioè il fatto che noi stessi diamo, cioè, in qualche modo premiare qualcuno che non è gay, che viene a prendere un premio, è qualcosa importantissimo per la comunità, perché è un altro mondo che accetta di essere, come dire, onorato da noi, ed è una... E per chi lo riceve è un modo appunto di rappresentare appunto una comunità che non lo riguarda direttamente, ma che come persona lo riguarda, esatto, moltissimo. Anche perché vi posso testimoniare che alcune persone a cui abbiamo offerto dei premi eterosessuali non li vogliono da noi, alcune persone non li hanno voluti. No, ecco, per mio padre veramente questo era proprio un orgoglio, e appunto ve lo dico perché era la cosa, poi appunto tra tantissimi premi che ha preso, poi io a Venezia 2 anni fa mi hanno dato per lui, in occasione del restauro del film, un premio, non mi ricordo l'associazione, però era Ettore Scola, il principe degli omosessuali, ed era un bellissimo leone con l'arcobaleno. E me l'hanno rubato a Venezia, io papà non gliel'ho potuto portare, e lui mi ha detto era l'unico premio che avrei voluto avere, e quindi è l'unico che non avrà mai perché me l'hanno rubato e non me l'hanno più. Però il simbolo c'è. Il simbolo c'è, e appunto, e poi ecco, oggi anche questo omaggio qui sicuramente... Tu cosa vorresti che si ricordasse di tuo padre, a parte la bellezza del film? Qual è l'immagine che ti piacerebbe più che questo pubblico ricordarsi? Ma guarda, esattamente questo, la vicinanza con qualunque tipo di disagio della società, prodotto dalla società. Infatti una cosa che volevo dire, riagganciandomi a quello che dicevi, è che una cosa che lui ripeteva sempre con rammarico era che diceva: se un film resta attuale vuol dire che il problema non è superato, che il dramma che racconta quel film è uguale a come era, e quindi appunto anche rispetto a questo film questo era un suo rammarico, e quindi questa sua grande, non umanità perché sembra insomma una parola così, però questa grande vicinanza con qualunque tipo di condizione che non gli apparteneva, come non gli apparteneva quella delle borgate per quanto riguarda Brutti, Sporchi e Cattivi, che è stato un altro suo capolavoro, il mio preferito, ma insomma, e quindi ecco, questo penso che sia la... perché questo però, che gli puoi dire, certo, però invece Brutti, Sporchi e Cattivi secondo me conta, esatto, veramente una... Sì. Quindi che è un altro personaggio che un giorno poi bisognerebbe raccontarne qualcosa, di Nino Manfredi. Tu ti ricordi, non ce lo racconterà Costanzo, ma ti ricordi come mai intervenne Costanzo? Perché di solito non collaborava con... Guarda, adesso non so lui, no, infatti mio padre scriveva poi questo in particolare con Maccari, però so che era entrato nel soggetto, cioè avevano cominciato a pensare insieme il soggetto, e poi in sceneggiatura mi sembra che sia stato meno coinvolto, però ecco, non so lui che cosa dice, non vorrei smentirlo prima di... Poi no. Okay. Allora, vediamo, non so se qualcuno di voi ha qualche domanda, magari, o perché dopo poi può essere troppo tardi, se qualcuno di voi ha qualche domanda la facciamo ora, se no vediamo l'intervista di Costanzo e poi ci vediamo il film. Una domanda geografica: se sai a quale terrazza corrisponde la scena della... Sì, allora, visto, tu sai che non corrisponde quindi a quella del caseggiato, se mi fai questa domanda, ed è... L'ospedale.
Ed è l'ospedale Eastman di Viale Regina Margherita a Roma, che ha delle terrazze liberty meravigliose, quindi è poco distante dai palazzi di Federici, però non è quella. È romano lui? Sei romano? Avete capito? È romano, attenzione. Abbiamo scoperto un torinese, che è una cosa meravigliosa, che vengano da tutta l'Italia. Ce ne sono, se ci sono altre domande, volentieri. No, bene, allora, ecco, una cosa che hai detto tu, ma la ripetiamo, questa è la versione restaurata del film, che è stata restaurata dal Festival del Cinema di Venezia, se non sbaglio. No, è stata, sì, presentata, però, oddio, adesso mi voglio impreparata. È la Cineteca, però, che lo ha, sì, okay, la Cineteca. Ah, ecco Giovanni. Oggi ho il dono dell'ambiguità. Dell'ambiguità? Quello ce l'ha sempre. Quello dell'ubiquità, però, ogni tanto c'è anche quello, credetemi. Niente, qui è la Cineteca. No, se poi possiamo dire un'altra parola, sì, se certo. C'è qua dopo Costanzo, se tu vuoi, sì, se no va bene, partiamo con la produzione. Volentieri, se si può fare, si può fare, sì, Giovanni? Sì, ok. Non so cosa hai detto tu, però se mi ripeto, non è un problema. Grazie. Lei mi ha portato un dono in ricordo di Ettore. Allora, io ho voluto assolutamente questo omaggio per ricordare Ettore, anche perché l'anno scorso volevamo lo stesso il film, però c'erano stati problemi tecnici, burocratici, il film doveva andare in un altro posto, la copia è restaurata, eccetera. E quindi abbiamo rimandato. Purtroppo abbiamo rimandato e poi è successo quello che è successo. Ma quello che voglio dire, non so se Alessandro l'ha detto, scusate se mi ripeto, Ettore, e lo chiamo Ettore semplicemente perché quello che ha dato a me con il suo film è una cosa importantissima. Quello che ha dato a me è quello che secondo me ha dato anche a tutto il movimento gay rispetto a come in tutti i suoi film ha rappresentato il personaggio dell'omosessuale, a partire da Rocco Papaleo, Ballando Ballando, e poi il capolavoro per eccellenza. E io ho un ricordo bellissimo di quel capolavoro lì, te l'ho già detto. Conservo a casa mia la nomination all'Oscar di Marcello Mastroianni, che mi era stata regalata dalla Somol. Quindi grazie, buona visione. E allora vediamo il pezzo di Costanzo, poi ci sono un paio di cose. Grazie.